Un lavoro iniziato nell'agosto 2015, quando la giunta D'Alfonso per la prima volta si è seduta davanti alla sottosegretaria al Consiglio dei Ministri per discutere del masterplan Abruzzo. Claudio De Vincenti spiega la genesi che ha portato alla sottoscrizione da parte del Premier Renzi dei 77 progetti del valore di 1,5 miliardi di euro nel corso della sua visita a Chieti. Lavorando al masterplan, che idea si è fatto dell'Abruzzo come infrastrutture e anche come investimenti? Mi sono fatto un'idea dell'Abruzzo come di una regione che può trainare proprio questa ripresa italiana di cui parlavamo ora. E il masterplan, il patto per l'Abruzzo è un patto costruito molto bene, con priorità chiare, solido, che dà veramente il quadro per la ripresa oggi e la crescita stabile domani di questa regione. Segnalo che in questi ultimi 2 anni l'Abruzzo è cresciuto più della media nazionale. Un pomeriggio fitto di appuntamenti per il sottosegretario De Vincenti, Camera di Commercio di Chieti, Porto di Ortona, Comune di Spoltore e poi due dei più grandi imprenditori del tessuto economico abruzzese. Visita allo stabilimento Walter Tosto e a seguire Gruppo Toto Holding. Poco incontrerà 3 dei imprenditori più importanti d'Abruzzo. Queste visite che finalità hanno? Beh, di fare un punto sulla ripresa produttiva, sulle prospettive industriali. La politica industriale è un perno fondamentale del masterplan e noi abbiamo bisogno che le imprese investano per far crescere il territorio. Il senso degli incontri è questo.